Aper idea. Piccoli pensieri per cominciare. Di Padre Gaetano Piccolo. Una produzione Radio Più. Che cos'è il tempo? Tra le cose, potremmo dire, più irrecuperabili della nostra vita c'è il tempo. Le cose passate non ritornano più. Possiamo rievocarle grazie alla memoria, possiamo conservarne traccia, ma ciò che è stato non torna più. Le cose si dileguano, i giorni passano e ci salutano nella loro irriproducibilità. Ogni attimo è unico, non esiste un altro uguale. Nel mondo antico il tempo è rappresentato in due modi, per sottolineare forse che la percezione che abbiamo del tempo dipende dal modo in cui lo viviamo. Il tempo può essere infatti Cronos, il dio che divora i suoi figli e impedisce loro di crescere. A volte infatti ci percepiamo in fuga davanti al tempo. Abbiamo bisogno di fare in fretta per evitare che il tempo divori ogni cosa. Il tempo però può essere anche Kairos, è l'occasione propizia da afferrare. Kairos è infatti rappresentato nella mitologia greca come un uomo calvo con un ciuffo sulla testa. Possiamo afferrarlo solo quando ce lo troviamo di fronte. Una volta che è passato, non possiamo recuperarlo perché ha la nuca nuda e dunque non riusciamo più a prenderlo. Ogni istante va vissuto quindi come l'occasione propizia per vivere, perché ogni istante ha qualcosa da regalarci. Sebbene segniamo il tempo attraverso gli orologi e i calendari, facciamo un'esperienza molto variegata del tempo, un'esperienza molto soggettiva. Certe situazioni, soprattutto spiacevoli, ci sembrano interminabili, mentre i momenti belli a cui non vorremmo rinunciare sembrano scorrere con una velocità sorprendente. La percezione interna del tempo non corrisponde dunque alla misurazione oggettiva del tempo. Il tempo è quindi anche un modo di vivere le cose. Come sperimentiamo il tempo passato attraverso la memoria, così facciamo esperienza degli eventi futuri attraverso l'attesa. La paura o la speranza che viviamo oggi è in gran parte riferita a ciò che deve venire. Il tempo è quindi fondamentalmente dentro di noi. È nel nostro presente che prendiamo consapevolezza e costruiamo il passato e il futuro. È il tempo quindi che ci permette di prendere consapevolezza della nostra esistenza, anzi il tempo è il luogo dell'unità della persona. Nel nostro presente troviamo anche il punto di riferimento del passato e del futuro, e a partire dal presente che passato e futuro trovano la loro consistenza. Ci scopriamo così esseri temporali. Non possiamo fare a meno del tempo, non solo perché ci siamo inevitabilmente dentro, dal momento che abbiamo sempre un passato e un futuro, oltre che un presente, ma anche perché è per mezzo del tempo che costruiamo la nostra identità. Oggi siamo il frutto del nostro passato e del nostro futuro. Il passato ci modella, così come le paure e le speranze verso il futuro danno il tono al nostro presente. In questo caso, per continuare a riflettere su questo tema, ci possiamo chiedere come mi sento e cosa sento quando cerco di fare memoria dei ricordi più importanti del mio passato? Cosa sento quando penso al mio futuro immediato e a quello più lontano?